cosa vuol dire mastodinia? Il termine mastalgia, mastodinia o dolore mammario si riferisce a tutte quelle situazioni in cui si ha una sensazione fastidiosa o francamente dolorosa a carico della ghiandola mammaria. Questo è uno dei sintomi più comuni a carico della mammella. Infatti si calcola che circa il 70% delle donne, almeno una volta nella vita, ha un episodio di mastalgia, che può verificarsi prima oppure indipendentemente dal ciclo mestruale. E nella maggior parte dei casi questo sintomo insorge in età premenopausale, quindi prima della menopausa, ovvero in età fertile. Possiamo classificare la mastodinia in due grandi gruppi, la mastodinia ciclica e la mastodinia non ciclica. La mastodinia ciclica è quella più comune e insorge più spesso circa una o due settimane prima del ciclo, migliora subito dopo, ha un dolore che spesso è generalizzato, quindi comprende tutta la ghiandola ed è bilaterale, insorge più spesso in età giovanile, quindi principalmente dai 20 ai 30 anni, ed è correlato a variazioni ormonali. La mastodinia non ciclica invece ha un dolore che è indipendente dal ciclo mestruale, quindi può insorgere in qualsiasi momento del ciclo. Insorge più spesso in età un pochino più avanzata, quindi dai 40 ai 50 anni, il dolore è più localizzato, non comprende tutta la ghiandola mammaria, spesso non è correlata a variazioni ormonali e invece può essere dovuta a fattori anatomici, traumi, infezioni oppure, in una percentuale minore di casi, a un tumore della mammella. Che cosa fare in questi casi? Nella mastodinia ciclica la prima cosa da fare è la visita senologica per capire le caratteristiche di questo dolore e se ci sono anomalie all'esame obiettivo. Dopodiché un altro esame importantissimo è l'ecografia mammaria per vedere se ci sono alterazioni, edemi o infiammazioni, e nella maggior parte dei casi non sono necessari altri accertamenti, quindi non sono necessari dosaggi ormonali a meno che il dolore non sia molto forte. Nella mastodinia non ciclica è sempre fondamentale la visita senologica, però principalmente per capire la localizzazione di questo dolore. E in questo caso è fondamentale differenziare la mastalgia vera, quindi il dolore che parte dalla ghiandola mammaria, da un dolore che invece parte dalla regione toracica, che quindi non è di pertinenza del senologo. Infatti può essere spesso confuso con un dolore intercostale, ascellare o muscolare. Anche in questo caso sono molto utili le metodiche di imaging, soprattutto la mammografia e l'ecografia, perché, come abbiamo detto, insorge più frequentemente dai 40 ai 50 anni, quindi sarà utile anche la mammografia oltre all'ecografia, e se è presente una secrezione dal capezzolo sarà molto importante effettuare un esame microbiologico o citoistologico della secrezione. Come si cura la mastalgia? Spesso possono essere sufficienti degli approcci non farmacologici, come per esempio tecniche di rilassamento e gestione dello stress, il cambio del reggiseno, perché molto spesso un dolore mammario può essere secondario ad un reggiseno sbagliato, o per coppa o per taglia. Se il seno è edematoso possono essere utili degli impacchi caldi, e se l'ecografia ci mostra delle cisti molto grandi oppure dei fibroadenomi, in alcuni casi può essere necessario aspirare queste cisti oppure rimuovere chirurgicamente il fibroadenoma doloroso. Se il dolore è più forte possono essere utili degli integratori alimentari, soprattutto le vitamine con effetto antiossidante come la vitamina E, la vitamina C e la vitamina B6. Nella mastalgia ciclica integratori a base di acidi grassi omega 3 e omega 6, oppure integratori a base di olio di enotera oppure olio di lino. In caso di edema mammario più frequente nella mastodinia ciclica possono essere utili degli antinfiammatori naturali come la boswellia o la bromelina. Per quanto riguarda la terapia farmacologica vera e propria, sono molto utili i FANS, quindi gli antinfiammatori non steroidei, costituiscono la prima linea terapeutica e sono particolarmente utili da accoppiare per bocca e per via locale. Quindi la cosa che si fa più spesso è paracetamolo o ibuprofene per bocca più un gel a base di diclofenac sull'area dolente. Se gli antinfiammatori non steroidei non dovessero sortire degli effetti, quindi se abbiamo ancora dolore nonostante questi farmaci, possono essere impiegati dei brevi cicli di antinfiammatori steroidei, come ad esempio il cortisone. Se nonostante tutti questi approcci il dolore permane, allora bisognerà passare a dei farmaci più potenti, però anche con più effetti collaterali. Uno di questi farmaci è il danazolo, che è un ormone steroideo sintetico, che è molto efficace nel trattamento della mastodinia ciclica refrattaria al trattamento, però ha anche molti effetti collaterali, come menorragia, acne e aumento di peso. Una seconda linea può essere la bromocriptina, che è un farmaco dopaminergico che si usa in caso di fallimento della terapia con danazolo, che inibisce la prolattina, e anche questo farmaco comunque ha dei pesanti effetti collaterali, in primis cefalea, nausea e vertigini. Se queste due terapie hanno entrambe fallito, una terza linea farmacologica può essere il tamoxifen, che è un modulatore del recettore degli estrogeni che a basso dosaggio può essere utile nella mastodinia, e anche questo farmaco ha molto spesso degli effetti collaterali, infatti è utilizzato anche nel trattamento del tumore al seno ormono responsivo.
E per oggi è tutto, spero che questo video un pochino più clinico vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciarci un commento qua sotto e condividere questo video. Un saluto dal vostro amichevole Semologo di quartiere e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!